Ma hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Landlink 91 in questo nuovo e finalmente direi anche episodio di Nazuma Eleven Strikers. È mancato un po' di giorni per vari problemi, che altro problemi di tempo comunque sia, e da quello che ho capito o che non ho capito, la squadra si può livellare, diciamo, praticamente tu puoi aumentare le loro statistiche, vanno da A a D. E tu puoi migliorarle facendoli giocare appunto contro le altre squadre. Ad ogni modo, andiamo a giocare le coppe. Continuiamo le coppe della seconda coppa contro le squadre dell'Alius. Ho reclutato un altro giocatore dell'Alius come difensore e anche Axel Blaze della Raimon 2. Quindi, insomma, la squadra inizia a prendere una bella forma. E per il momento è così. Poi, ovviamente, se vedo che non mi va, leverò Axel, lascerò solo Sion. Oppure leverò Sion e metterò Axel della Inazuma Japan, comunque sia, perché Axel è il mio preferito, ovviamente. Poi abbiamo, ok, Goker, che è quello che ho ingaggiato. Torchio mi sembra di averlo. L'ho fatto vedere nello scorso video. E anche Grant. Goker come difensore l'ho provato, è bestiale. Abbiamo Lina e Nelly nello staff, che sono quasi uguali a Silvia e al signor Hillman. E la squadra l'ho chiamata Evolving Eleven perché, vabbè, 11 perché sono i giocatori in campo. E Evolving perché, comunque sia, la squadra è in continua evoluzione. Cambiamo spesso giocatori, ne ingaggiamo altri. Quindi il nome deve rappresentare quello che è la squadra. Secondo me. Dato che la squadra si evolve sempre, non mi sembra che ci sia un nome più adatto. Ok, allora, questa squadra mi sa che è fortissima. Abbiamo anche giocatori, comunque sia. Anche della Genesis. No, ragazzi, difendiamo, ragazzi. Ok, eccolo, eccolo. No, oh, Bobby, grande. Vai, Grant. Iniziamo bene, ragazzi, subitissimo in attacco, però. Aia, devo fare una scivolata lì. Vabbè. Già dalla scorsa partita con meno facevo i trucchetti, diciamo, con la palla per evitare di farmela rubare in un nanosecondo. Però comunque sì, no, se questo tira non mi piace. Non mi piace se tira a livello 2. No, no, no. Che fanno? Che fanno? Doppio calcio iperspaziale? Fregate. Tre volte l'ho potenziata. Vediamo un po' se ci riusciamo a pararla. Grande, grande. Per fortuna. Se no. No, già. Dai, però fammi arrivare almeno a terra con la palla. A volte me la bloccano a mezz'aria la palla. Io rimango. Ma come? A mezz'aria me la blocchi? Non neanche l'ho toccata. Oh, ok. No, non. No, ma con Afrodite, dai! Mannaggia voi. Ragazzi, qualcuno? C'è qualcuno in difesa? Bobby, Bobby, Bobby! Devo scuotere come un dannato per fargliela attivare. Ogni volta ho paura. Che non si attivi. Dai, però shaker a sto controller. Telecomando, controller, eh? Sì, è un controller comunque sia. Ah. Vai, pallonetto. Ma perché fai tu? Cosa fai tu, donna? Rimani in difesa e non scocciare i grandi che stanno giocando. Vabbè, pioggia di meteore. Sono passati. Sì, me ne sono un po' accorto. No, Axel. Non. Io odio quando è così. Vabbè, non è che mi aspettassi di fare gol in questa maniera. Il modo c'è per fare gol con un tiro semplice. Però è tutto quanto un giochetto di. Arrangiati, zio. Va bene. Ecco, una spallata sui denti. Vai, ci sono. Tormenta di fuoco! Vai così. Pam! Grande. Trivella spaziale? La sua classica trivella.
Gol! Sì! Beh, si sa che la tormenta di fuoco ha battuto la trivella spaziale, quindi è giusto così, è giusto così. Ah, che bello! Ora sono contento, però secondo me questi me ne fanno un altro subito. Afrodite, ed è chiappa sta palla! Afrodite! Va bene, teniamo la palla. Teniamo la palla in movimento. Finta del torero. C'era già nel 2? C'era nel 2 finta del torero? Non mi ricordo. Sicuramente me l'hanno fatta, ma non mi ricordo. No, va bene. Non potevo aspettare che caricasse fino all'inverosimile. Però. No, 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 c'era Bobby. Dannazione. Ah, dannazione. Meteora di rompente, mo carico la mia tecnica speciale di parata. Vai, 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 vai. Ah! E uno, due, tre. Parata! No, invece no. Fammi capire bene una cosa, fammi capire bene. Meteora di rompente con la parata potenziata più 3 fa gol. Ma doppio calcio iperspaziale? No. Vabbè. Più vicino alla porta. Vai, ora, ora. Volevi fregarmi e invece no. Quanto è bella sta tecnica. Ah. V2 ora. Versione 2 e gol. E c'è il sorpasso. C'è il sorpasso di Andre Link. Lo senti il fuoco vermiciattolo? Senti come lo schernisce. Bravo. Bravo, schernisci, germisci. O qualcos'altro che dicevano nel Signore degli Anelli. Per germirli e nel buio. Era il Signore degli Anelli? A dire il vero non l'ho mai visto. Se proprio devo essere sincero, Ashnas Torbatuluk. Ashnas Kimbatul. Ashnas. Solo qualche spezzone così, ma. Ok, ora. Ora tu devi spiegarmi una cosa, no? Ecco, questa è parata sicuro. Era un anello per controllare. Non mi ricordo come diceva. Era iconica comunque sia la frase, poi se la trovo. C'era uno e due, io mettetevi d'accordo, per favore. Dai. Ma cosa ci pensi tu? Ma perché, se io ti sto controllando, perché corri verso la palla? Corri dove dico io. Ma questi non fanno mai, non fanno mai fallo questi. Volevi, livello 2? E invece no, Bellatrix. No. Davanti alla faccia te la faccio, zio. Una tormenta di fuoco. Con cosa vuoi parare? Con cosa vuoi parare? Tripletta di Axel. Non è tripletta di Axel, ma mi correggo subito dopo. Ah no, vabbè, tripletta no, ha fatto gol torce. Sì, infatti, mentre lo dicevo non ero sicuro, però ora ne so, ne ho la conferma. Siamo sopra di 2 gol. Che ci recuperino è probabile, ma non dobbiamo farlo accadere, eh. Vabbè ragazzi, però così no, Dai, come fa? No. Se tira lui fa gol sicuro, se tira lui. Cavoli però. Oh, stavolta ha funzionato. Ehi ragazzi, sono su di giri. Che partita emozionante. Perché
Ero sicuro di aver contato bene. Ho contato male? Forse non era... Forse ho contato male. Ho contato male sicuramente. A meno che non ci ho fatto caso e non era pronto lui col tiro. Ma se me lo dà... Se me lo dava... mica tanto. Tre volte abbiamo bucata. Al limite contro di lei andavo sicuro a perdere. Vai baby. Sono un po' lontano, ma ce la possiamo fare, eh. Tante volte ce l'ho fatta durante l'allenamento. È un po' lontano, sì, è un po' lontano. Infatti. Ok, Bobby. Sì, vabbè, ma nessuno che mi passasse la palla. Cioè, io cambio personaggio, ma in giù non ci va mai. In giù mai, eh. Accidenti a te. Parata normale. Parata normale, perché ti sei finito i punti? Perché ti sei finito i punti, zio? Una volta l'ho parata però così. Un tiro forte, l'ho parato. Però è difficile comunque sia caccata. Dai. No, un altro no, eh. Un altro? Ma che succede? Non so come fa perché non ha punti. Meno male. E vabbè, allora, Lo so che non dovrei tirare, ma... Vabbè. Cosa ha fatto? Si è tuffato come un pesce per prendere la palla. Perché hai lasciato? Perché hai lasciato? Cosa lasci? Ma mi vuoi male? Mi vuoi male proprio, il gioco? Vabbè, lì non potevo rischiare. Vai, provaci da qui, Torch. Provaci da qui. Stavo per farmela rubare come uno stoccafisso, ma... Per fortuna si è caricato. Ah, versione 2. Pre-goal! Fai così! Vai! Esatto, diglielo in faccia. Fate acqua da tutte le parti. Sono pronti, oh. Sono pronto. Ehi. Non ti aspettavi. Hopla. Fregato. Meno male. Ma cosa ha fatto il calcio che ha dato? Povero giocatore. Non c'è nessuno? Ma cosa? Mentre il suo compagno è lì che fa il volo dell'angelo. Ma prende anche il compagno, prende. Cosa combini? Non ha punti necessari per farlo, evidentemente. Se non mi carica, sì, dipende dai punti. Sono pronto per tirare, ma i punti non ci sono. È una cosa un po' fastidiosa, però. Il mio giocatore è caro. Ah, c'ho io palla, ma io non c'ho io. Non sto... Io guardo altri giocatori invece di guardare quelli che c'hanno la palla. Si commenta da sola la scena, si commenta da sola. Bastano 78.
Ma scuoti cosa? Scuoti che non serve a niente. Non so, da solo si leva da solo, si leva. Non capisco perché si dovrebbe levare da solo. Con metastrale bene, bene, bene. Grazie. Grazie Chester Horse Junior. Ammazzateli tutti, ammazzateli tutti. Va bene, va bene. Sono pronto qui a caricare. Dovrei pararla questa. Beh, facilmente anche aggiungerei. Si è tuffato per prenderla proprio con tutta la forza che aveva. Va bene, è andata benissimo. Mi aspettavo peggio, veramente. Mi aspettavo addirittura di perdere, ma non oggi, non oggi. Nessuno. Ah, solo Jack sale di livello e anche Bobby. Beh, non ci sono i livelli tipo i classici in Azuma, però comunque sia penso che, appunto, come ho detto all'inizio, salgono le statistiche. Anche perché sto ancora cercando di capire come funziona questo in Azuma 11. Ora puoi giocare contro la Alius Academy? Sì. Ah, ok, allora, Pandora mi piacerebbe, ma non ne trovo l'utilità in questo gioco. Dvalin ha fatto alquanto schifo, quindi no. Beh, mi interesserebbe Zin, che comunque sia, credo sia forte. Però ha solo meteora dirompente. Però presa, vabbè, presa non serve tanto. Non è portiere. Ecco, lei pure è abbastanza interessante. Cometa astrale, ha solo cometa astrale, va bene. No, non lo so. Vorrei prendere Bellatrix, a dire il vero io. Però attenzione, anche Diam è abbastanza interessante, eh. Bellatrix ha meno attacco, però ha più fisico, ma oh, questo è abbastanza buono come giocatore. Davvero, davvero interessante, però attaccante. A me servirebbe un difensore. E questa qui mi interesserebbe come difensore, Aiser. Se andiamo a vedere le tecniche, scivolata di ghiaccio non è affatto male. Ganimede, pure Ganimede, oddio, Ganimede un po' di meno, però anche il tiro, laser fotonico. Allora, per il momento la squadra la lascio così. Provo a fare un altro paio di partite di allenamento. Allora, animato, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani continuiamo in Azuma 11 al 100% contro la Dark Emperors, una squadra davvero davvero tosta secondo me. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!